Eccoci qui, adesso parliamo del Napoli, un Napoli che esce sconfitto dalla gara con il Salisburgo 3-1, però passa il turno grazie al gol di Milik in apertura, rendendo così le cose più facili per arrivare ai quarti di finale di questa Europa League. In attesa del sorteggio cerchiamo di commentare insieme ai nostri ospiti giornalisti la partita e che cosa potrebbe ancora accadere, e per quanto riguarda l'Europa League ma anche per quanto riguarda ancora il nostro campionato. Diamo il buongiorno a Marcello Altamura, buongiorno, ben trovato Marcello. Buongiorno a voi. E ancora a Marco Perillo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, prima di cominciare devo salutare il nostro Oscar De Simone che è in collegamento dal Caffè San Ferdinando per un saluto e poi per incontrare i nostri tifosi. Sì, mi dicono che c'è un problema con il collegamento, quindi tra pochissimo Oscar ci colleghiamo con te. Intanto il Napoli non ha brillato, però è stato importante, fondamentale il gol di Milik perché ha permesso poi alla squadra azzurra di sentirsi tra virgolette rasserenato. Un secondo tempo in cui il Napoli non è che abbia giocato male, perché comunque ha fatto un bel secondo tempo. Qual è, ecco, una disamina, se vogliamo fare, di questa partita in trasferta con il Salisburgo? Diciamo che il gol di Milik, per fortuna che c'è stato il gol di Milik, e poi la prestazione del Napoli non è stata brillante e ha un po' staccato la spina. Diciamo che è stato importante perché altrimenti poi Austrici, sì, avrebbero, esatto, dovuto fare almeno 5 gol. Sì, ma poi credo che sullo 0-0 probabilmente si sarebbe forse rischiato qualcosa, o magari il Napoli avrebbe fatto un'altra partita, non sappiamo. Ha condizionato, diciamo, la partita. Sì, diciamo che a me non è piaciuta molto l'idea di staccare la spina. Secondo me una squadra che ha il rango del Napoli e che veniva da quella partita di andata non devi andare lì soltanto per gestire si può, ma devi avere la sicurezza in qualche modo di imporre il tuo gioco. Marco, commentiamo anche brevemente le tue impressioni sul match. Un Napoli naturalmente che non è piaciuto, che non ha dato grandi soddisfazioni e che, appunto, come diceva Marcello, non ha imposto il proprio gioco soprattutto. Sì, è vero, io ero abbastanza preoccupato di questa partita perché nonostante giocassimo con la prima squadra del campionato austriaco... Perdonami un attimo perché mi dicono che è in collegamento il nostro Oscar da Caffè San Ferdinando per un saluto. Oscar, ci sei? Sì, eccoci, sono qui al Caffè San Ferdinando. Il Napoli perde 3-1 ma passa comunque il turno e vola ai quarti di finale. Ci sentiamo tra pochissimo con i nostri amici tifosi per commentare proprio questa partita e questo passaggio del turno. A tra poco, Oscar. E quindi dicevamo, comunque parliamo di un Salisburgo che è stata la semifinalista dell'anno scorso, di una squadra davvero ostica, una squadra che, come abbiamo visto, non ha mollato fino alla fine, che faceva della velocità e dell'aggressività la sua arma in più, che sono sempre delle componenti che questo Napoli più o meno ha spesso sofferto. È una squadra che in effetti in casa non ha mai perso da quando è allenata dal tecnico Rose, quindi era davvero una partita ostica. È stato in effetti importante segnare quel gol nei primi minuti. Determinante. In effetti è proprio stato così, sì, Ancelotti lo ha detto, insomma la partita è finita in quel momento. In quel momento, ecco, anche se un po' la squadra azzurra, dicevi tu prima, non dovevano comunque essere riposati, la loro scusante è che in realtà c'era una difesa molto rimaneggiata, perché lo ricordiamo, c'erano tra assenti Maximovic, Koulibaly, Allan e tra l'altro anche l'infortunio di Chiriches durante il corso della partita, quindi possiamo accettare questa scusante oppure no? Sicuramente la difficoltà legata alle assenze in difesa c'è, però ripeto, secondo me la prestazione del Napoli è una prestazione altamente negativa. Ovviamente il risultato contava portare a casa i quarti e il Napoli lo ha fatto. Secondo me Ancelotti dovrebbe adesso lavorare sul dare una scossa un po' in più a questo gruppo, che evidentemente ha bisogno anche di essere sollecitato un po' in più, forse. Anche perché Marcello, dal punto di vista proprio tecnico-tattico, di questo passo non riusciremo certamente ad andare troppo in là anche in Europa League. Bisogna di nuovo ripristinare quelle che erano le condizioni di inizio, sì, competizione. A me guarda, mi lascia un po' perplessa l'idea di spegnere e accendere la testa della squadra a seconda delle partite, perché questo potrebbe andare bene quando hai calciatori come li ha sempre avuti Ancelotti nella sua carriera, dove abituati gestire, a vincere. Certo. Questa è una squadra invece che ha bisogno di qualche elettroshock. Di qualche, ecco, stimolo ulteriore, forse partita per partita. Intanto, ecco, ad Oscar, sicuramente sarà con i suoi tifosi. Noi vogliamo chiedere se a questo punto, in questo scontro, in questo match, sono rimasti più contenti del risultato e quindi del passaggio di turno, oppure sono rimasti un po' delusi da questa prestazione. A te, Oscar.
Allora sì, siamo qui con Bruna e con Daniele, a cui vogliamo fare subito la tua domanda. Mariu, noi tifosi, ecco, in genere non siamo mai contenti, ma rispetto alla prestazione di ieri, siamo più contenti per il passaggio del turno o siamo più delusi per la prestazione? Beh, io sono più contenta per il passaggio del turno, almeno Napoli è andata avanti ed è importante che va avanti anche per il turismo, per le cose belle che abbiamo, per tutti i monumenti che cosa abbiamo, e quindi deve andare avanti Napoli. Quindi soprattutto quella sportiva? Anche quella sportiva e quella culturale. Perfetto. Lei che ne pensa? Che partita è stata? Che prestazione è stata? Insomma, non tanto avvincente, però il turno è stato passato. Come prestazione non brillante. Sicuramente non da Napoli, non da squadra blasonata, però comunque contento che abbia passato il turno, assolutamente, perché così andiamo avanti e l'Europa è un'ottima vetrina, quindi importante che abbiamo passato il turno. Ce la possiamo fare, insomma? Ce la dobbiamo fare, perché dobbiamo vincere qualcosa. Perfetto, allora nel frattempo vi restituisco la linea e ci troviamo a brevissimo con altri due amici tifosi. A tra poco, Oscar. Allora sì, in realtà sono rimasti comunque contenti per il passaggio di turno, però comunque si sta facendo ancora una disamina e quindi vi abbiamo chiesto, e adesso lo vedremo anche attraverso la nostra grafica, chi è stato per voi il migliore in campo, e sappiamo che per Marco il migliore in campo è stato Milik, invece per te Marcello Meret. Quindi questi sono i vostri giocatori migliori in campo contro il Salisburgo. Però vorrei chiedervi a questo punto, ecco il punteggio, 7 per Milik e 6,5 invece per Meret. Sto fermandoci proprio su Meret. Sappiamo che c'è sicuramente la partita contro l'Udinese e poi c'è la sosta per le nazionali. Pensate che il tecnico Mancini possa, ecco, prendere il nostro portiere Meret? Sì, potrebbe esserci questa eventualità. Dovrebbe esserci la convocazione. L'unica cosa, potrebbe essere diciamo prestato tra virgolette all'Under 21, perché Di Biagio lo ha chiesto a Mancini. Mancini aveva già deciso di convocarlo, però potrebbe essere mandato in Under 21, ma comunque credo che è un ragazzo che per l'età che ha e per le qualità che ha ormai è stabilmente nel giro della nazione. Non c'è dubbio. Marco, vogliamo motivare un po' la tua scelta rispetto al migliore in campo di ieri? Ma sì, io credo che Milik sia stato determinante, come lo è ultimamente, per fortuna, visto anche il digiuno di Mertens, ma anche di Insigne, che si è prolungato. Quindi questo attaccante, dopo due anni davvero sfortunati, dopo l'ombra di Cavani che c'è stata per tutta l'estate, sta dimostrando davvero il suo valore. Deve certamente ancora migliorare, probabilmente deve essere ancora più freddo sotto porta, o gli mancano quei pochi centimetri, come è accaduto a Liverpool, come è accaduto nella gara contro il Torino. Ma sicuramente quest'anno è una grande stagione di Milik e ci affidiamo ai suoi gol per poter andare avanti in Europa League, che, ricordiamolo, insomma, ormai il campionato è andato. Per quanto riguarda ovviamente il discorso scudetto, bisogna fare molta attenzione però anche a chi sta dietro, perché comunque abbiamo soltanto 6 punti di vantaggio sul Milan, 7 sull'Inter, non sono pochi, assolutamente. Quindi bisogna in qualche modo cercare di consolidare il campionato, come se fosse in effetti un vero allenamento per l'Europa League, in vista dell'Europa League, e non come è accaduto per esempio a Sassuolo, certo, nell'ultimo turno. Intanto vediamo anche la grafica dei vostri peggiori in campo, e per te Marco c'è Allan, è scelto forse per l'errore sul gol, quello, sì, proprio perché lui non ci ha mai abituato, insomma, a errori grossolani del genere. In effetti sono totalmente diverse le prestazioni che abbiamo visto da parte di Allan in questa stagione. Come diceva Claudio, l'augurio che ritorniamo un po' a quella forma, che si riprenda lo smalto, dell'inizio. Un po' di smalto. Sì. Scelta invece te scelti quella di Marcello invece Ancelotti. Che decide per Ancelotti. Lo spiego subito, non mi è piaciuto un bel 5, a parte che non mi è piaciuta l'impostazione della partita, non mi è piaciuto assolutamente il gesto di esultanza finale. Siamo d'accordo che il Napoli è andato ai quarti, ma per me un allenatore e la sua caratura non può esultare per un 3-1 contro il Salisburgo. Avrei capito l'esultanza per un pareggio o per una vittoria. Anche lo 0-0 con l'esultanza, il 3-0 dell'andata, portiamo a casa il risultato.
l'esultanza dopo il 3-1 non la, a uno con il palmarès e con la caratura di Carlo Ancelotti non si può giustificare. Intanto c'è il collegamento che mi chiede il nostro Oscar De Simone da Canfè San Ferdinando con altri tifosi. Oscar, sì. Sì, siamo sempre qui, siamo con il nostro amico Luigi che ci è venuto a trovare e con Giuseppe. Allora, la domanda che vorrei farvi è questa. Ai quarti ci farebbe piacere incontrare il Chelsea di Sarri? Sì, certamente, in special modo incontrare Sarri che ci ha dato molto, molto e per noi sarebbe un piacere infinito. Perfetto, lei che ci dice? Vorrebbe incontrare il Chelsea di Sarri o le farebbe più piacere qualche altra squadra? Io me lo auguro perché Sarri ha dato tanto al Napoli e sarebbe una bella sfida. Chi vince non è importante. C'è qualche squadra che teme in più? Di più? No. Oramai abbiamo fatto questo turno qui, il Napoli e possibilmente può andare in finale. Speriamo. Ce lo auguriamo tutti. Nel frattempo vi restituisco la linea e ci ritroviamo sempre qui al Canfè San Ferdinando lunedì mattina. A presto. Grazie Oscar, ti aspettiamo. Intanto ecco, i quarti di finale non sembrerebbero essere facili perché al di là del fatto che siano usciti l'Inter già in crisi profonde, comunque anche Siviglia eliminato all'ultimo minuto, ci sono altre quattro big tutte quante toste, perché abbiamo la Valencia, il Chelsea, l'Arsenal e il Benfica. Secondo voi chi dovrebbe evitare la squadra azzurra? Le inglesi innanzitutto. Gli inglesi? Le due inglesi, perché le spagnole sono toste, però sono più abbordabili. Le due inglesi sarebbe l'ideale scansarle e magari ritrovarle, speriamo, solo successivamente. Sì. Marco annuisce, sì. D'accordo. Sono d'accordo e in effetti forse insomma il Villarreal, che non sta brillando nel campionato spagnolo, potrebbe essere la spagnola un po' più abbordabile rispetto al Valencia. Ci sarebbe come opzione anche quella dello Slavia Praga o quella dell'Eintracht, ma comunque abbiamo visto che sono delle mine vaganti, però sicuramente le inglesi sono quelle da evitare a tutti i costi e magari affrontarle direttamente in semifinale. In attesa di conoscere l'esito del sorteggio diciamo sempre Forza Napoli, Claudio. Forza Napoli, grazie ai nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Pubblicità.